Questo è lo strumento della mia vita, del mio futuro, senza corde, finalmente senza corde. Posso suonare tutto quello che voglio, senza far sentire agli altri quello che voglio suonare, ma suona dentro di me. Andiamo alla veglia, perché non si dice andiamo a fare la veglia, ma andiamo alla veglia. Andiamo alla veglia. È il posto della stalla, se vanno da Tremo che resteremo senz'altro più caldo. Nella stalla appunto dove c'era più posto, le stalle più grandi. Andiamo alla veglia. Facciamo tutto solo e attumo e scheda meglio per chissà che è. Invece di trasici e arrivasse accusa con questo di tutti così. Ma... trovi solo qualche volta, prepari per due, ti mangi le patatine e fai finta di essere in due, fai finta, vorresti essere in due, e allora così. Ti nutri, sposti gli oggetti, cerchi un contatto con le cose, cerchi di dialogare con le cose, di non sentirti solo. Tutto serve per comunicare, per non sentirti solo. Veramente poco. Io vado a mettere all'interno del contenitore la carota, che è una delle verdure più dure da andare a coltare, vedete, ci vado a mettere la carota. Adesso muore la mamma e vedrai cosa facciamo. Appunto, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Cioè, tutti i miei progetti che volevo dopo la morte della mamma non si sono assolutamente realizzati. Anzi, la casa per me è diventata la prigione. La voglia di fuggire, la voglia di trovare altri spazi. Perché io fuggirei. Lei è un pochettino più tranquilla, se ne sta a casa, e allora rinuncio a volte a uscire. Quello che l'ho sempre detto, l'ho sempre detto, che ognuno ha la propria vita. Perché che dico che lei faccia. E lei rimane sola. Io non sono sola. Ma non lo so, perché tu l'ascolti tanto e non hai le esplosioni che ogni tanto vengono fuori, basta solo che ti cadono i denti e allora vai così. Dopo aver fatto tutta la bella protesi, dopo due mesi, zac, la ceramica caduta, è la prima volta che l'ho vista in crisi nella sua flemma. Infatti adesso è tutto da rifare. Sì. Era andata dal dentista perché l'ha fatto il provvisorio, l'ha messo meno colla, mentre però blu probabilmente gli cadeva giù anche il provvisorio. C'è una motivazione perché cadono i denti, è certo che c'è. Perché la vita è provvisoria. Appunto, sì, anche quello. L'ignavia. Sì. O l'ignavia. E qual è l'antidoto? L'antidoto sarebbe dare retta alla mia parte interiore. No, poi diciamo che c'è stato in questi periodi al mattino proprio il vuoto, ecco, uno deve dire il vuoto esistenziale. È quello che al mattino mi sveglio, fisicamente mi prende il blocco, mi sento un pugno sullo stomaco, poi mi passa abbastanza
velocemente, il pugno sullo stomaco di affrontare il nulla della giornata. No, poi con le solite abitudini, con le solite cose, con tutto quello che faccio. Le patatine fritte sono un'arte di raffinatissima abilità, sono un'arte che parte dal profondo, dalla nostra anima, che ci ricolma di ogni sfumatura e vanno tagliate come un prosciutto, sottili, sottili, affinché l'anima continui a diffondersi. Ci sono molti interessanti punti di vista. Ciascuno il suo. La nostra vita ci permette di scoprire ogni giorno dei nuovi punti di vista. Ci permette ogni giorno di indossare un nuovo abito, di trasformarci, di passare da un elfo a un gnomo, da un dio a un essere umano, da una scimmia vestita a un essere erudito. Questo è il gioco della vita, ma è un gioco che qualche volta diventa difficile, impegnativo. Qualche volta degli elementi, delle persone, delle situazioni prendono il controllo della nostra vita, catturano i nostri pensieri, le nostre emozioni e da quel momento la vita cambia, prende una direzione diversa da quella che volevamo prendere. Il gatto si appropria della nostra vita. L'imprevisto si appropria del nostro destino. E noi abbiamo solo una scelta, che è quella di percorrerlo. Al barba per andare all'ort. All'ort? Ma se su mangiare? Ma zia, di sia qualcosa, avete scavato? Oh, formi, che l'hai sbagliata stagione. Dunque non c'erano le camere scaldate, niente. Io ho sempre dormito alla stalla, né? D'inverno, con le mucche. Mucche, pecore e il mulo, tutto lì. E a volte era umidità, scendevano le gocce lì sul letto. Tutti riescono a trovare un alibi per non fare le cose. Io l'ho perso, non so dov'è. Non so dove l'ho messo, non mi ricordo più. Eppure l'alibi è importante, ce l'avevo da qualche parte. Uno mi diceva, facciamo questo, e no, ho questa cosa, ho il mio alibi, non la faccio. Questa cosa, ho il mio alibi, l'ho perso, non mi ricordo più, non so dov'è. Chiedo persone normali di fare le cose e le fanno. Dico a uno, recita. E lui si mette e recita.
chiedo a un attore di recitare e lui mi dice: ah, ma voglio la partitura, voglio il tema, l'inizio, la fine, borderò, il porterò, tutte queste boh, e non fa un cazzo. Prendo il primo inquilino, faccio cantare il primo inquilino che passa e canta. Boh, faccio. Canti? Canto. Dov'è il problema? Chiedo a un cantante di cantare. Ah, ma devo prepararmi, devo vedere, devo mettere a punto, ci dobbiamo sentire, c'è da fare. Oh, per carità. E non lo fa. Con cazzo. Boh, all'ardi. Sto cercando uno che la fa in barba a tutti. L'ha trovato. Lei? Sì. Perché? Ma ho perso l'alibi, non riesco più a trovarlo. Perché non l'ha cercato bene, bastava solo cercare. Possiamo dire? Sì, sì, è sempre così. In tutti i campi c'è sempre chi cerca trova. Io voglio il mio alibi, anch'io voglio un alibi per non fare le cose. Che quando uno mi dice, mi fai questo? Ah, figurati, non si può mica, va fatto in quel modo, non è possibile. Non se ne parla, ma scherzi, non... Vieto chiunque di pensare che io possa pensare di poter addirittura arrivare a concepire di poter fare questa cosa qui. Non si può fare. Voglio il mio alibi. Chi mi ha preso l'alibi? Voglio l'alibi! Pronto? Ispettore, buongiorno. Ispettore, buongiorno. Senta, la sto chiamando perché ho perso il mio alibi. A lei ce n'è. Ma se ne vengo ancora un paio di sera, vengo a aprire. Non riesco più a vivere senza il mio alibi, ho bisogno dei miei alibi. Non ho gatti, no, non ho gatti. Non ho neanche dei cani, no, no, mi dispiace. Non ho neanche dei cavalli, per carità. Draghi, no. altre epoche, no, assolutamente. Mostri... Però sono autonomi, no, no, assolutamente, no. Alibi, non so, la nonna non c'è più, è mancata, i parenti sono tutti morti, non ho neanche un parente da usare come alibi, no. Laura è studiata, ho finito gli studi, mi sono iscritto alle scuole, ma le ho finite poco fa, dovrei riscrivermi, ma non mi sembra, non ho più tanta voglia, sai. Sono senza automobili anche. Tutto, no, non ho l'automobile, altri armi no, non ne ho, ho perso proprio l'armi, non so più che armi usare, non posso ogni volta dire va bene, faccio questa, non è tollerabile, io ho bisogno di un armi, devo ritrovare il mio armi, ma si figuri, prego. Vuoi sapere qual è il mio armi? Vergognarmi. Non posso, non sono capace, tu sì che riesci. È impossibile vivere senza la conoscenza della matematica. Modificando l'ordine della somma degli addendi, il risultato non cambia. Dove metto questa giacca? Ho provato a sostituire tutte le cose, non ci sta, e le sposto di qui e di lì e non ci sta. Ecco cosa serve la matematica e non la volevo studiare. Posso cambiare tutto quello che voglio, ma questa giacca non riesco più a farla stare nell'armadio. Porca miseria! Non ci sta niente, non posso mettere via niente. Niente, guarda, lavandino che perde, zanzariera rotta, ci sono tutte le ragnatele, i segni dell'asto. Devo far qualcosa, ma non mi sta neanche più niente nella lavatrice. Che barba, non è possibile. Devo avere più tempo. Ma magari più avanti. Adesso me la sento. C'è da mettere in ordine un po' di cose. Ad esempio questa scala. Qui potrebbe venire fuori una cosa carina, volendo. Metto tutti gli attrezzi appesi lì. Lavo le finestre. Beh, sì. Dipingo l'armadio.
anche azzurro. Poi metto tanti fiori qua dentro. Sì, tanti fiori, così coprono anche la lavatrice. Questo lo posso dipingere. Mettiamo uno specchio in grandissimo. Però ho bisogno di tempo. Fa che adesso sono stanca, non me la sento. C'è il lavandino che perde. E dal buco lì cadono gli insetti. Solo che adesso sono stanca. Più avanti magari si può considerare. Adesso sono molto molto stanca. Però magari quando vado in pensione, ho più tempo. Sono meno stanca. Se vado in pensione. Perché sembra che poi quelli come me non ci vadano in pensione. Noi ci sbidonano. Un giorno ci sbidoneranno insieme al verde. Poi sembra che andare in pensione porti un po' sfiga, eh? Perché capita che uno va in pensione e tre giorni dopo, hai capito? Per forza, vai in pensione a 95 anni. Comunque non ci stiamo a preoccupare di queste cose, io qui lo faccio diventare un gioiellino. Appena vado in pensione. È una cosa terribile qua. Oh, mia povera donna. Detersivo contro le allergie, eh? Buongiorno. Mi presento, sono stanca. Devo andare a sbrigare le faccende. Mi sono appena preparata a mettermi una casina che non patisca. Basta, non ce la faccio più. Sono la signorina incompresa. Tutti non capiscono le fatiche che affronto quotidianamente. Devo andare a fare la manicure, guardate che stato le unghie. Devo andare a farmi i capelli. Devo sistemarmi un attimo un cappellino nuovo, perché non si può uscire sempre come i soliti 25. E nessuno mi capisce. Mio marito poi addirittura tenta di chiedere il divorzio, ma io non glielo do. Sarebbe meglio non glielo do, ma è volgare. Perché io almeno gli 8 li voglio di 100 metri, perché se sono sotto gli sembrano proprio barchette e io con le barchette non ci vado. Io voglio qualcosa di sicuro, che abbia almeno 100 metri da poter camminare, fare il mio footing mattutino, perché sennò veramente non capisco, non ha assolutamente senso, non ha senso. Penso non alla vita eterna, ma ha un senso, come tu dicevi prima, della vita. Ma che ci sto a fare io nel mondo? Per consumare, per andare al supermercato, comprare della roba, consumarla, farmi del male, sporcare, riempire la terra di rifiuti? Non può essere questo. Quello che noi abbiamo perduto è ciò che invece i primitivi hanno molto chiaro. Il primitivo, in fondo, vive una vita molto più serena dal punto di vista dell'attività, no? Ieri sera mia madre gli hanno rubato il portafoglio, ha perso il bancomat, gli manda il bancomat a casa e si scopre che adesso il bancomat bisogna attivarlo con internet. Mia madre, voglio dire, è una donna colta, laureata, ha fatto l'insegnante per tanti anni, però non ha la dimestichezza con internet. E giustamente lei si è sempre più esclusa, no? Questo ciò ti respinge sempre di più fuori dalla cosa. Io prendo il gatto, giusto che stai parlando del gatto, prendo il gatto in braccio e gli dico: beato te il gatto che non ha questi problemi del bancomat, dell'internet. Ma la nostra vita è sovraccarica di azioni totalmente demenziali, totalmente futili.
che servono soltanto a dare un senso alla giornata, cioè come tu dicevi, a riempirla di atti superflui per arrivare al nulla. Cioè, non so, in questo momento le dichiarazioni dei redditi, l'ICI, tutte queste cose qui, no? Per cui vai a cercare documenti, metti insieme pezzi di carta, poi vai in un ufficio che ti prende dei soldi per fare quella cosa lì. E tu ti rendi conto che tutto questo è completamente vacuo, no? E tanto poi alla fine devo pagare. Allora facciamo così, non state a far chiedendo tutte queste cose faticose. Fatemi pagare, no? Cioè all'inizio dell'anno si dice devi dare la metà del tuo stipendio, quello che già dai con le tasse, per fare altre cose, dagliele. No, ma è per riempirti la vita. Cioè, quello che sembrerebbe, cioè, è inefficiente. Che cavolo è inefficiente? E devi pure impiegare questa giornata. Questa lunghissima giornata infinita, di questa lunghissima vita infinita. Qualcosa devi pur fare. Perché se no cosa faresti? Attaccato a internet, guarderesti il film porno, cioè non lo so. Ma non ha senso, è una vita completamente insensata. Cioè... Lascia perdere, va. Mi è casi. La sarà giunto a lui. Sì, sì. Io penso che il vuoto esistenziale sia connaturato con la nostra vita. Ci sarà sempre un punto dentro di noi dove sentiremo questo vuoto e niente, nessuno, nessuna cosa lo potrà mai riempire. Non lo potrà riempire un fidanzato, una fidanzata, la donna più bella del mondo, non lo potrà riempire la mamma, non lo potrà riempire il successo professionale, droghe, alcol. Sono tutti stratagemmi che noi usiamo perché non lo vogliamo sentire quel vuoto, perché ci fa un male tremendo come un cane che ci morde le viscere in continuazione. Ci precipita in un abisso e non sappiamo bene come venir fuori. E penso che per certi versi dobbiamo imparare a fare i conti con questo vuoto, accettare che ci sia, accettare che ci sarà sempre perché è la nostra condizione umana. Non è completamente felice, ci sono parti di noi che sentiranno sempre sofferenza, però fa anche parte della nostra umanità, perché sono le stesse parti che poi ci permettono di provare gioia e di essere felice. E se uccidiamo questa parte, uccidiamo sia la gioia che il dolore, emozioni belle e sofferenza. Non possiamo fare una repressione selettiva. La repressione va ad agire su tutto. Seconda elementare e una persona è venuta in questa scuola a cercare la più bella bambina e eravamo almeno un centinaio. Poi a un certo punto
hanno scelto me e un'altra bambina. Ci hanno fatto fare delle prove e alla fine mi hanno scelta. E così abbiamo fatto la pubblicità sui giornali e a un certo punto mi hanno detto di andare a Roma per fare un film. Ma i miei non hanno voluto perché io dovevo studiare. Sicuramente dovevo studiare a Torino, quindi era già scomodo portarmi a Roma. E così la mia vita d'attrice si è fermata. Però ho fatto teatro. Ho fatto teatro, sempre da bambina, sempre dovevo fare le 4 stagioni. Io facevo quella primavera. A un certo punto della mia vita ho anche organizzato un teatro, cioè nel senso proprio una sugli aborigeni. No? Abbiamo fatto anche un piccolo, come si può dire, il dream time degli aborigeni. Ecco, alla fine ho fatto qualcosa. Sempre mi sono fermata come attrice. Forse non era il mio destino, chissà. Questo è il senso della vita, non è il senso della vita. So cercare un senso. E se guardo il domani, ha un senso cercare un senso. E se guardo il presente, ha un senso cercare un senso. Ho un senso in nulla. Wow. Insomma, ancora senso la ricerca del senso? O il senso era chiuso nel nulla? Ma non ha senso, ma non ha senso, è andata male, tagliamo. Sono qua, insomma, io mi faccio tanta strada per venire da te, babbo mio. Vengo, ho fatto 1000 chilometri oggi, 1000 chilometri, 1000 chilometri, mamma mia, e tu sei qua che neanche mi consideri, ma com'è possibile tutto questo, babbo, vedi, il motivo che io 10 anni fa mi andai di casa, era proprio questo motivo qua, che tu eri sempre prima gli altri, poi tu figlio tuo, prima gli altri, sì, ho capito, va bene, sì, d'accordo, e va bene, prima gli altri, poi ci sono io. Va bene, ho capito, dai, ti do retta, fammi dare una cosa, ti arrivo subito, arrivo e sono tutto per te, figlio mio, mamma mia che figlio del genere. Oh babbo, sei tu che l'hai mai fatto, eh? Oh, adesso non ti lamentare, ho sbagliato. Così mi tieni anche in macetti. Non ero concentrato. Ma come? Ma quando hai concepito quello spermatozoo? Ma porca miseria! Ma mica così a caso è fatto uscire? Non ero concentrato. Mamma mia, ma come mi sei entrato? Mi dovevo concentrare. Vabbè, oh babbo, facciamo una bella cosa. Andiamo a farci la birra, dai. Oh babbo, oh mio. Pace. Finalmente siamo, mamma mia, questo momento qua mi ha aumentato in vita. Che bello, mi sono congegnato finalmente, mamma mia. Era ora, finalmente. Sai, quanto tempo che ho sprito le mie braccia. La prima volta. Io credevo di essere un banco, ma... Figlio, no. Dammi la carta, papà, dammi la carta di credito. Mi serve questo, sì. Mi serve quello. Anzi, papà, non ti disturbo, dammi però, la carta. Ci penso io, non te lo chiedo nemmeno. Però faccio tutto da solo. No, papà, ascolta, ho finito con l'argento. Simile a quello di platino, almeno cioè, consumo ancora un po', consumo. Io ce l'ho di plastica. Ma no. Di plastica. Come di platino? Ma come di plastica? Di plastica. Ma come di platino? Di plastica. Quello che noi oggi chiamiamo vuoto, nel corso dei secoli è stato chiamato con vari nomi. Schopenhauer sosteneva che la vita è un pendolo oscillante tra il dolore e la noia. Kierkegaard vedeva l'angoscia esistenziale come un tratto della nostra vita ineliminabile. E Lacan, lo psicanalista, sosteneva che la mancanza, questo tratto di sentire un pezzo mancante, un pezzo che non c'è, noi che non siamo abbastanza, qualche cosa che mancherà sempre, è una condizione esistenziale ineliminabile dalla nostra vita. E quindi la sola cosa che possiamo fare con il tempo è imparare a conviverci, accettare che ci sia, accettare che non potremo essere tutto, non potremo
imparare tutto, sapere tutto, avere tutto, amare tutto. Ci saranno sempre luoghi mancanti in noi. La gente della bra, la gente spersa, la gente piena cruci e dispiasi. L'om alla inertirà la faccia avversa e il mondo le straccana per pi. Troppe miserie in gir, troppa tristussa, troppe mamma c'ha zang o sporche pauta. Chi che savrà a mesa sta nebbia spussa, durvine iei per una visione piauta? Forse un por preve, un'anima serena e c'aira come al ciel da paradis. Ca sa più re, con tutti che rampena, compagnie d'un suris, tutti suris. Sono giullare degli sciamani. Sono il vostro inconscio. Sono la voce della terra. Sono il canto del cielo. Sono una creatura terrestre. Qui e ora. Alla farfalla non servono minuti. Alla farfalla bastano istanti. Ecco perché la sua vita così breve è sufficiente. Perché sa godere di ogni istante. Grazie, Tagore. Una volta la tua vita era riempita dal sacro. Tu convivevi con il sacro. Il sacro scandiva i tuoi gesti, le tue azioni. C'era una posizione, secondo me, trascendentale della vita, no? Che si è completamente perduta. E questo fa una differenza, perché questa recitazione della vita non è stata così bene. Noi pensavamo che sarebbe stato meglio. No, perché il sacro ti opprimeva, no? Il sacro credo che fosse peso, no? Anche perché il sacro te l'avevano comunque venduto come una cosa colpevolizzante, peccato. Cioè. Invece ho dato l'impressione che noi abbiamo spostato il sentimento che avevamo rispetto al sacro in tutta quest'altra cosa, la depressione, le ossessioni, il senso di colpa, il senso del dovere, cioè le abbiamo laicizzate, ma resta questa specie di cumulo, no? Di cose cui non sai cosa fartene, che però continuamente ti tirano in tutte le direzioni. E non c'è nome, non c'è foggia, non c'è forma per queste cose. Penso che sia una cosa che veramente ha cambiato la struttura della nostra, del nostro rapporto al mondo. La grande disponibilità che noi stiamo dando ai riti degli altri, che non ci sta con tutto il senso, no, di xenofobia, eccetera, è perché tu riesci attraverso gli altri, ti dai una legittimazione per ricontattare il sacro. Perché tu con la ragione, con la laicità, non lo puoi fare. Il futuro della nostra società, a livello proprio di ballo in questo momento, l'unica è la clean dance. La clean dance. E come si fa questa clean dance? Già. Attenzione col Duster, Duster, Duster Dance. Ok, siete pronti? Attività fisica, pulizia della casa, armonia col corpo, fitness, ricongiungimento astrale, spirituale con le costellazioni, pianeti, Marte, Giove, Saturno, vaffanculo a tutti gli oroscopi, adesso c'è la Duster Dance, Duster, Duster Dance. E soprattutto, basta andare dal dottore, ormai con tutta questa attività fisica sai quante tossine abbiamo eliminato. Ma attenzione, è un prodotto nuovo ed è una bomba, quindi abbiamo ancora pochi posti. Le linee di telefono sono piene, occupatissime. Cosa aspettate a chiamare?
Ci siamo qua noi con la Clean Dance e quindi Duster, 1, 2, 3, vi aspetto, su con le chiamate, Duster Dance, Clean Dance, il futuro dell'umanità. Quindi, una persona normale la prende al volo, si dimentica di avere un alibi e fa una cosa. Ah. Prendi uno che pensa di essere un professionista e dici, fai una cosa. Ma all'alibi, sai, per la faccia. Che faccia hai? Boh. È incredibile. Tutti hanno paura di perdere la faccia. Ma qualcuno ha la faccia? Ce l'hai la faccia? Ce l'hai sul collo, sul corpo? Ma la faccia non la perdi. Massimo ha già perso la testa, ma la faccia... Cosa vuoi perdere la faccia? Non capisco. Non riesco assolutamente a capire. Di noi si scrive il suo copione, ma poi arriva la vita e ti obbliga a improvvisare. E io sono la vita! Pronto, ispettore? Ah, no, è la signora. Signora, mi scusi, cercavo suo marito. Non sa dov'è. Ha trovato un alibi ed è scappato di casa. Ho capito, va bene. Richiamerò allora. Ma dov'è finito mio marito? Riuscisse almeno a trovare un alibi. Neanche quello. Sto pensando che tutti ci creiamo degli alibi. Il gatto. Per cosa viviamo a fare? Questo è... Io so che gli argomenti non risolti diventano problemi. È un motto che in ambito lavorativo e industriale ritorna sempre. Tutte le cose non risolte tornano in quel pettine che è la maglia che ci fa produrre, guadagnare dei soldi, eccetera. Ma se tu lasci da parte un microbo, troverai un elefante. Questo perché è nella consuetudine delle persone di guardare solo a oggi, cioè noi abbiamo bisogno di soddisfare i nostri bisogni e alla fine sostanzialmente ce ne fottiamo di tutto quello che capita intorno. Siamo in una realtà oggi che è incredibile. Giovani disoccupati, gente come me, professionalmente ritengo qualificata, che non sa dove mettersi, non sa cosa fare. Cioè, ma come fai a pensare al domani a 60 anni? A 60 anni io non credo che uno abbia le energie di quando ne aveva 20. Me ne andrei volentieri in pensione, mi leverei dalle palle e farei soltanto più qualcosa di creativo. Mi piacerebbe essere un senior, dare delle indicazioni a dei giovani che vogliano crescere nel mio ambito, nelle cose che io conosco, ma tutto questo non si può realizzare. La nostra società ti vuole stritolare e comunque rimandare la risoluzione del tuo problema, perché comunque sei tu che hai il problema, che hai il desiderio di lavorare, che vuoi lavorare, che vuoi credere nelle cose. Io conosco molta gente che nella vita ha fatto pochissimo, poche operazioni giuste e si gode i benefici di questo, ma non è mai cresciuta, cioè ha tirato fuori dei soldi, ha fatto delle cose, ma non ha avuto una crescita interiore. Non sanno neanche di cosa sto parlando e sono gli stessi che poi hanno la pretesa di controllare la mia vita e di dire in che direzione devo andare. A volte mi pongo il quesito se per tornare ad avere un lavoro devo andare in Libia e imbarcarmi su un balcone per tornare in Italia con una veste diversa, no? E non quella del solito contribuente idiota che paga tutte le tasse alla fonte e non può mai scappare da niente. Siamo in un sistema assurdo. Il gatto. No, la voglia è quella di fuggire. La voglia è quella di fuggire, trovare un posto dove non hai responsabilità, e di responsabilità ne ho avute tante e forse troppe, sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista della sicurezza. Ti trovi a gestire delle persone che non sanno fare il loro mestiere perché non hanno addestramento, non sono capaci,
e non hanno fatto quello nella vita per tradizione. Ti trovi a gestire le persone che sono improvvisate e che arrivano dalla messa in atto di un caporalato che sta risalendo la china del nostro lavoro, e veramente questo io lo trovo infamante, infangante il mio modo di pensare, di vedere la vita. Cioè, oggi ci troviamo con gente che non sa riconoscere la colla per piastrelle da un intonaco per pareti, e quella gente lì ce l'abbiamo in cantiere che gira con delle scarpe enormi di sicurezza, con un casco, con degli occhiali, con delle cuffie, con dei tappi nelle orecchie, e a volte imbragati in situazioni allucinanti che non si rendono conto del pericolo, e tu devi gestire questa gente. Cioè, io lo trovo allucinante, cioè viviamo una realtà allucinante. Non c'è più nessuno, secondo me, che riesca a vedere l'essenza della cosa, no? Cioè, il muratore non si faceva male perché era un muratore, perché il suo mestiere era quello, ci aveva messo 15 anni a imparare quel mestiere, l'aveva imparato dai vecchi, aveva capito come muoversi, sapeva che non doveva camminare sui chiodi perché non è un fachiro e non aveva bisogno di scarpe di sicurezza. E invece io ho conosciuto tutta una serie di persone che vedo camminare ancora oggi e capisco che hanno professionalità. Quando entro nel mio lavoro, purtroppo soffro. Soffro perché non vedo speranze, cioè vedo soltanto opportunità di business, perché si parla di business oggi, ma non si parla di cultura del lavoro. Ma non ha senso, è una vita completamente insensata. Ehi, vabbè, si è cimua parlo il patuama. A me ne venga in piazza tanta, le patroffine. E allora preferisco parlare di un test. La Corbello sarebbe una cavagna, no? Pronto? Ispettore? Ah, signora! Ma che piacere sentirla. Suo marito dove è finito questa volta? Si è perso tra un alibi e l'altro. Va bene.
E io ho sempre bisogno di qualcuno che mi trovi l'alibi, ma lui proprio. Ah, dice che comunque ha tutto sotto controllo. Siamo a posto, siamo a posto. Sai, io ho bisogno del mio alibi, perché qui continuo. E beh, certo. Come lei, signora? Arrivederla. Io sto in solitudine, no? Non che non mi piacciono le Di te donne, stesso? però no, sto sempre un sacco di gente che mi cerca, però mi trovo spesso delle donne, a volte fuori di testa, sembra proprio che li attiri perché avendo io fatto cose di psicologia, essendo diciamo rivolto a curare gli altri, più spesso, visto che mi piacciono le donne, capitano più le donne, cioè io non riesco a capire se vengono con me perché sono interessate a me o se vogliono essere curate in qualche modo, no? Cioè, risultato, mi trovo a volte con qualcuna in cui la terapia migliore è quella sessuale. Tu dirai che è strano, no? Non si capisce bene se loro vogliono una terapia, se vogliono fare sesso e dicono che fanno terapia, oppure di fatto, O fanno funky funky, tipo Zumba. questo non mi dispiace, non mi dispiace perché comunque questo mi permette di avere Condividere. diciamo, un rapporto col femminile ancora accettabile, perché insomma, per fortuna mi piacciono le donne, per fortuna so dare qualcosa per cui ho praticamente un mare di amiche, amiche, e quando dico amiche dico amiche, poi qualcuna che me la dà o c'è qualche cosa è perché proprio si vede che o io sono particolarmente attratto o loro. Vabbè, è successo infatti con una che era 5 anni che non stava più con un uomo, non voleva nessun uomo, niente. Io avevo sentito qualcosa per lei e mi ha detto: sei il più grande baciatore che ho mai conosciuto in vita mia. E così da lì, dal baciatore della patatina, no? Tra l'altro, aveva una patatina che era eccezionale, sarà che. Rasato o no? No, non era rasata, ma Senza peli. la patatina era eccezionale perché si vede che era una che ci teneva alla salute, per cui nessun odore, insomma, è stata una cosa, diciamo, spirituale in qualche modo. Era talmente, talmente bello e lei si è trovata così bene che mi ha detto che da lì si è risvegliata. Il vizio non l'hai perso, porca miseria, No, cavolo, risveglio le sì! donne, mi Il motivo che ringraziano, tu, poi mi mia mamma, chiedete il la permesso, però lasciasti, una volta che perché si sono tu il risvegliate, vizio è vanno lo proprio. stesso! Questo è sempre fragile, papà! Ogni buco è per te, ogni buco è cibo! Ma papà No, mio, porca miseria! non ogni buco. Qualche buco eletto Ho selezionato, capito, mica ma tutti. però Non ha come ha voluto, fatto a non star ha con voluto, te? non ha Mamma, mortacci tua! voluto, Mortacci non ha tua! più voluto. Guarda, io non mi sono messo con un'altra pensando ancora a tua mamma, piangendo, Vabbè, volendo ancora ok. ricordarla, sognavo, la Ma vedevo, ascolta, dai, in ma mezzo alle altre donne. Basta, non ne voglio più sapere di star cosa? male. Ah, però. Pronto, ispettore, ha trovato il mio alibi? Come non sa di che alibi parlo? Ma porca miseria, ma ogni volta devo ricominciare da capo. Sì, lo so che ha il gatto da guardare che non sta bene, che ha la febbre, però, ispettore, per favore, si occupi del mio alibi. Ah, non può perché adesso deve anche occuparsi di sua madre, va bene. Va bene, guardi sua madre, ma ha preso un impegno. Fino a poco tempo fa invidiavo tutti coloro che, passata una certa età, avevano la cosiddetta visione d'insieme, a poter vedere le cose da un punto di vista superiore, a una maggiore comprensione e probabilmente invidiavo questa loro, insomma, tranquillità d'animo, questa loro sicurezza, perché io ho sempre sofferto del mal di vivere, di questa sofferenza, di questa inspiegabile mancanza di un perché, di una ragione.
questa paura della morte. Diciamo che invece adesso, che ormai sono quarantenne, mi rendo conto che questo mal di vivere, questa specie di sofferenza, se possibile la vivo anche peggio, nel senso che ora che ho una visione d'insieme e ho una superiore comprensione di come vanno le cose, poi tutto qua, non lo prendo per niente né con rassegnazione né mi viene voglia di accettarlo serenamente. In realtà vivo un'inquietudine non più adolescenziale, una matura inquietudine che ho paura che potrebbe accompagnarmi anche per il resto della vita. La maturità più che altro ci aiuta, più che altro per affrontare, oltre che le nostre stesse paure, soprattutto quelle degli altri. Sono gli altri che ci vedono in modo diverso, tutto qua, noi non cambiamo. Sì, si cresce, si evolve, si matura, però in realtà si rimane sempre gli stessi, le stesse persone, sempre. Bisogna cercare di capire che quello che cambia è lo specchio, che sono gli altri. Gli altri sono uno specchio in cui noi ci vediamo, gli altri ci vedono in modo diverso e di conseguenza noi stessi ci vedremo in modo diverso. Gli altri ci percepiranno diversi, più maturi. Beh, se lo dite voi. Però poi in fondo, ripensandoci, a che serve affaticarsi per essere lo specchio degli altri? Bastano un paio di occhiali da sole. Pronto, signora? Ah, ispettore! Mi scusi. Come? No, ma sa, ho chiamato più volte e rispondeva sempre la sua signora. Sì, come faccio a sapere che è una signora? Rispondeva lei. Ma l'ha trovato il mio alibi? Come, non sa di che alibi sto parlando? Del mio alibi! L'ho assunta per cercare un alibi. Non si ricorda? Ah, stava seguendo altri alibi per cui non si ricorda assolutamente di che alibi si trattasse. Si tratta del mio alibi, che non so dove è finito. Io continuo a fare le cose e non ho nessun alibi per non farle. Non ho nessun alibi per non farle. Mi deve aiutare. Ah, come, adesso non può perché deve andare a vedere il gatto che... ho capito. Sì, vabbè, quando ho finito col gatto... Ah, c'ha il cane, va bene. Quando ho finito col cane... C'è sua madre, va bene. Zio, ci sono 25 persone fuori che ti stanno... Ah, sì. Che hai invitato per la festa. Ah, sì. Sì. Dove mettiamo? Se hanno portato da mangiare, che sapono. Non hanno portato niente. Allora sì, che vado a comprare qualcosa. Se devono mangiare, vado a prendere qualcosa per me. Ma non hai detto che hai organizzato tutto te? No, io ho organizzato che mi hanno invitato. Sì, mi hanno invitato, però la cantina, il vino per tutti, c'è la cantina piena. Ma come? C'è un vini e olio. C'è, quello c'è, quello c'è. Ah, ma si può friggere, già qualcosa. Quello c'è. Olio, Il resto no, olio vuole. Di quello buono. Due eccezionali. Anzi, di quattro tipi di olio. Aglio. Olio. Solo olio, niente aglio. No. Se no, spaghetti, olio. Non è raccomandato per la dieta, però si può fare di tutto. Beh, una volta. Ma sì. Una volta che compi gli anni si può, no? Certo. Quindi fate come volete voi. Ragazzi, dieta volete... mediterranea. Ma sì, mediterranea. Adesso scoprono che pure la dieta mediterranea. Zio, è arrivata anche Carlotta. Dice che è una tua fidanzata. Come? Brutta. Ah, non mi ricordo. Non ti ricordo, non mi ricordo. Fidanzata. Non mi ricordo. Carlotta. Quelle belle mi ricordo, non mi ricordo. Ma quando è fidanzato? Ah,
girando il mondo e con la professione che faccio tutti vogliono essere toccati da me, non per tocco magico, che non sa capire. Tocco magico. Oh. Eppure noi viviamo una vita di follia credendo che sia una vita di buon senso. Di buon senso. Ma non c'è nessun buon senso in tutto ciò. Trainees or a dollar or a bond or stock to watch them chop it up and make it feel so cool. Or even wanna step into the party and jive. But who knows the math? First on base. Take me down. People wanna get down with you. One time with this rhyme, let me do it with a you. Oh man, I'm trying to live. Custodi. Non per scelta né per dovere, vestiamo un abito bianco e diventiamo custodi del tempio ove qualcuno che amiamo lascia le sue memorie. Soltanto per amore, rosso come i papaveri d'un campo infinito. Ogni giorno prendiamo la mano consumata e rugosa che una volta sapeva accarezzarci, sorridendo a chi ora ha dimenticato il disegno dei nostri occhi. Soltanto per amore, manteniamo pulito quel sentiero che conduce al tempio ed in silenzio ci muoviamo fra la gente che non vede il nostro abito bianco. Finita anche la sigaretta. Solo le persone illuminate possono sentire il suono di queste corde invisibili. Solo gli illuminati.